Ciao mister, complimenti per la partita perché insomma è stata una delle migliori stagionali, ne abbiamo viste di belle del Padova, questa è stata una delle migliori. Dicevamo ieri, sai, quando arriva al campo non sai mai le risposte che hai, questa risposta insomma ti lascia molto fiducioso immagino per il proseguo di questi playoff. Il proseguo è la prossima partita di mercoledì, siamo contenti, però ripeto, moderatamente, però è anche giusto adesso, abbiamo fatto una buona partita, non lo sai mai, dopo un mese che eravamo fermi e trovavamo una squadra che stava bene, che aveva già avuto due partite, ha fatto molto bene, una squadra pericolosa e quindi siamo stati concentrati e al di là del bene o male credo che era importante il risultato e questo è avvenuto. Poi abbiamo messo minuti nelle gambe dopo tanto tempo con un avversario, insomma, a livello nervoso, una partita importante, quindi su tanti aspetti positivi. Quindi niente, però quello che ho detto prima è soltanto la prima parte, la seconda è mercoledì. Ma proprio per questo magari avrei un compito delicato perché insomma c'è da non far abbassare la guardia al Padova, insomma, per essere eliminati bisogna subire, bisogna perdere con tre gol di scarto. Però magari il rischio per mercoledì è quello che si approcci la gara con un po' troppa sicurezza. Credo che in questi due giorni batterai su questo tasto, immagino. Ma adesso da pensare che mercoledì abbassiamo la guardia, che prendiamo più di tre gol, cazzo, cioè, mi sembra di essere molto pessimista. Adesso quello che ho detto prima, noi dobbiamo pensare a rientrare, a trovare il modo di recuperare chi ha giocato tutta la gara, chi non ha giocato, di allenarsi lunedì e poi si è già dentro la partita, quindi non è che abbiamo tanto tempo. È chiaro quello che ho detto anche prima di questa gara qui, la prossima sarebbe comunque stato almeno 4-5 cambi vorrei dare per dare insomma minutaggio un po' a tutti ed essere pronti e poi vediamo quello che è, però insomma adesso è importante quello che ho detto prima, è importante questo risultato, il primo impatto con questa partita, con questo stato dei playoff, non lo sai mai, lo conosci soltanto quando entri in campo e cominci a giocare. Poi ripeto, le partite hanno delle storie, potevamo andare sotto subito su un errore così, di una valutazione sbagliata di Andrea, di Dini, e poi dopo la partita è cambiata, però vedi come fanno in fretta a cambiare le partite, quindi bisogna stare lì e pensare, ripeto, alla cosa importante, andare a dibattere il chiodo meno, allenare chi non si è allenato e recuperare, e poi c'è già la partita, quindi abbiamo poco tempo, quindi questo sarà il mio più che altro il mio compito, ecco. Poi chiaro che vincere ti fa allenare meglio, io credo che questo sia, però allenare meglio un conto e non separarla oppure andare non concentrati, credo che non lo faremo sicuramente. Senti Andrea, tra le tante cose positive di questa partita, il merito vostro è anche quello, andando avanti di 2-0 dopo una ventina di minuti, di poter anche mettere la partita sul piano a voi più congeniale, cioè poterla gestire e non consumare troppe energie proprio con le problematiche, con le incognite di un mese senza partite e con tante, si spera, partite all'orizzonte. Penso fosse anche importante mettere la gara, non renderla tirata fino al 90esimo, poter fare i cambi, poterla gestire. Beh, non so, dopo sono delle letture durate la gara, quindi è andata così, però insomma, a livello nervoso comunque devi sempre stare, perché se non avessimo preso il 2-1, il gol invece di essere 3-2 poteva cambiare, quindi comunque sia a livello nervoso, anche se magari non hai il ritmo, non era più quello di prima, oppure quando pensi di averla già partita in pugno, possono cambiare in fretta. Poi invece sono stati bravi, insomma, Mino ha fatto anche quest'altra giocata sulla punizione e secondo me lì ha cambiato un po' ancora l'aspetto nervoso. Però le partite vanno, bisogna stare nella gara, quello che ho detto prima ai ragazzi, fino al 90esimo può succedere di tutto, e così sarà per questi 2 giorni, preparare ancora tutto come prima e poi ne abbiamo un'altra, perché io mi metto nei loro panni e sicuramente la prepareranno di tutto vedevo anche nell'ultimo, mancava anche un minuto, avevano fatto il 3-1 e volevano ancora magari cercare di buttarla. Quindi le partite non sono mai finite finché non fischia, quindi dobbiamo stare veramente sul pezzo e mercoledì sicuramente è un'altra partita difficile.
Mister, ciao, complimenti innanzitutto. Ti va di spendere due parole su Chiricò, che insomma ha dimostrato, senza togliere comunque il merito da tutta la squadra, però anche in questa occasione ha dimostrato di essere fondamentale, no, per il Padova. Ma Chiricò con questi 3 gol penso che sia arrivato a 10, non vorrei dire 10 gol. Io nella sua vita non li ha mai fatti, forse li ha fatti in 3-4 anni. Quindi io, lui è bravissimo. Lui è bravissimo, ha fatto 7 assist, 10 gol, penso non li ha mai fatti. Quindi il merito è chiaro che lui ha delle qualità, però la squadra lo aiuta molto. Quindi i meriti credo che vanno divisi, anche se lui è bravissimo, però credo che in questa squadra le punte esterne vengono aiutate. Poi lui ha un'abilità, è bravo, perché sta bene, si vede, è sereno, però vanno dette tutte le cose. Quindi credo che nelle squadre dove ha giocato, sicuramente è un giocatore che ha delle qualità difficili da trovare, però credo che qua abbia si è esaltato nel modo di giocare grazie alla squadra. E poi volevo chiederti un'altra cosa invece. Ieri alla vigilia ci dicevi che tutti erano a posto a parte gli indisponibili. Ecco, l'ha fatto di mettere Ronaldo alla mezz'ora della fine e non schierarlo dall'inizio, dettato dal fatto che comunque è rimasto fermo 2 mesi e quindi insomma l'hai fatto entrare tra virgolette gradatamente? Ma sì, ho fatto questa scelta perché primo giochiamo 2 gare, quindi poi perché mi stava bene, avevo bisogno di un giocatore che desse delle geometrie, che avesse già la partita. Ronny sta bene da una settimana e si è visto anche quando è entrato, quindi abbiamo un'altra gara e che sicuramente i minuti saranno diversi la prossima. E io ho fatto il calcolo su 2 gare, credo che questo era importante. Non volevo rischiare neanche niente, quindi è uno di quelli che non ho voluto rischiare e quindi era tutto, se l'avevo pensata così e così è stato. Poi mercoledì vedremo. Un'ultima cosa per quanto mi riguarda, proiettandoci oltre mercoledì, visto che come dicevi tu, pensare di prendere 3 gol più in casa è pessimistico, però ecco, l'Avellino, ti aspettavi che battesse 2-0 sul Tirol, visto che in caso di passaggio di turno? Perché Sinceramente adesso, insomma, è vero no, che... me l'hanno detto adesso, ma io no, veramente non guardavo, non mi interessa, cioè, non mi interessa. È stato un risultato duro, mi dicevano qui adesso negli ultimi minuti che è stata una partita molto, molto tirata, molto dura, molto spigolosa, con ammoniti, espulsi, non so, quelle che erano le notizie che avevo. Sinceramente non so che l'Avellino è una squadra forte, un campo difficile, una squadra fisica, una squadra che prende molto dalla caratteristica del proprio allenatore, però sinceramente noi dobbiamo pensare al ritorno del Renate, poi vedremo, ecco, anche perché Chiaro, grazie. dobbiamo andare a Bolzano, quindi non è ancora finita lì come da noi, ecco. Mister, scusami, conti di recuperare qualcuno degli infortunati per mercoledì o forse è troppo presto? Ma non lo so, che infortunati, forse quello più vicino, forse vedremo, forse Curcio, ma forse, gli altri no. L'unico che forse potremmo pensare, perché è un problema articolare, la caviglia, ma gli altri, è un problema muscolare uno e l'altro uguale, quindi non sicuro, poi insomma, manca Salvini, quindi questi No. penso che faremo fatica, ecco. L'unico forse potrebbe essere Curcio, ma credo che abbia una percentuale molto, molto bassa di probabilità. Ecco. Senta, mister, complimenti, un'ottima partita e tra i tanti segnali positivi, anche penso sia opportuno segnalare questa venuta in campo di Vasic con una bella personalità per un ragazzo così giovane, è entrato subito in partita e si è reso anche molto pericoloso. Sì, una delle note, ma noi lo conosciamo, lo vediamo tutti i giorni. Aloscia è un giocatore, un ragazzo forte, forte. Ho avuto la fortuna di avere qualche ragazzino forte e uno di questi ha vinto la Champions League ieri sera. Quindi io non so, gli auguro lo stesso percorso. Mi auguro che sia uguale, perché rispecchia molto le caratteristiche che aveva Giorginio. Quindi sono molto contento, ha giocato esterno, può giocare in mezzo al campo, è un ragazzo fantastico e
e un altro, credo, valore a questa squadra e a questa società. Scusa mister, chiedo a te però, giusto perché mi è venuto questo dubbio, come funzionano le ammunizioni nei playoff? Si azzera tutto quello che c'era in campionato e si valutano solo quelle... Sono azzerate però due e poi sei fuori, quindi oggi abbiamo preso, mi sembra, Germano una e quindi abbiamo solo lui così, di fida già perché... Ah, quindi sono già in difida. E Vagic, sì, tutte e due hanno preso una munizione, quindi sono già in difida, quindi la seconda munizione sei fuori. Vediamo, siamo... Se il percorso è lungo... Ci sono anche quelle, ma ci sono per noi, credo che ci spero, ci siano anche per gli altri, quindi adesso comunque conta relativamente. Pensiamo a questi due giorni per recuperare bene tutti e poi giocare questa partita il mercoledì, poi vedremo.